conferenza del 2 luglio, la conferenza del 2 luglio sul ruolo dell'Italia in Europa e sul ruolo degli italiani nel mondo. Che cosa può fare, quale può essere la nuova funzione del Partito Democratico in questa fase? Prima di tutto il Partito Democratico è chiamato a essere il perno della nuova alleanza democratico-progressista tra democratici e quelli che Piero Fassino chiama l'architrave del progressismo europeo, quindi i laburisti e i socialisti europei in Europa. In secondo luogo siamo chiamati a essere punto di raccordo con l'America Latina, si è visto con la conferenza del 25 giugno coordinata da italiani europei, quindi da Amato e da Lema presso l'Istituto Latinoamericano. Una conferenza fatta con gli Sherpa, ma che prepara un futuro sviluppo di importanti rapporti tra il Partito Democratico, quindi tra i progressisti italiani, e i nuovi capi di Stato dell'America Latina. Sta per essere eletta una donna presidente del Brasile, sta per partire una nuova rete di alleanze progressiste nell'America Latina che non può non coinvolgere anche la Spagna, che è radice dell'America Latina, e per conseguenza l'Italia. E infatti basta pensare poi agli sviluppi che questo può portare, alla creazione di un nuovo Ulivo mondiale, di quella che è stata l'esperienza dell'Ulivo che tuttora funziona in Giappone, addirittura c'è un presidente amico di Prodi e che fa parte di quel progetto iniziale dell'Ulivo mondiale che fu presentato a Palazzo Vecchio, sintesi della terza via di Giddens e dei laburisti inglesi, delle istanze progressiste di Clinton e dei Democrats americani e delle idee progressiste allora dei DS e dei popolari, e quindi della sinistra progressista italiana e del centro-sinistra, sia nel versante laico sia in quello cattolico, e che ora appunto riparte. Idee che furono presentate a Palazzo Vecchio circa 10 anni fa alla presenza di Clinton e di tutto l'establishment progressista mondiale a Firenze. Un buon punto di partenza che allora fu merito di D'Alema e che anche ora può essere merito di D'Alema, ma congiunto e alleato a Veltroni su questo punto, e quindi o a Franceschini se si preferisce, quindi dell'intero Partito Democratico, che non soltanto a partire dalle idee di Bersani e di Enrico Letta sul progressismo internazionale e sull'alleanza estera del PD, ma anche a partire appunto dalle radici e dalla storia condivisa, comune e passata dell'Ulivo mondiale e del progressismo mondiale, può creare appunto nuove forme di alleanza più evolute e che si sviluppino nel futuro. È una via progressista che sta iniziando ora, è una via progressista che porta a una nuova funzione del Partito Democratico in Europa. E di questo parlerà Massimo D'Alema nell'introdurre la conferenza del 2 luglio, ovviamente. Si soffermerà sul fatto che è necessaria una nuova sintesi in Europa, come la chiamava il professor Giuseppe Bach della Fondazione dell'Istituto Gramsci. E questa sintesi progressista sarà quella che sarà definita appunto da Massimo D'Alema. Una sintesi progressista tra i democratici e i socialisti europei. È una sintesi progressista che ponga le basi per un nuovo Ulivo mondiale, una nuova alleanza progressista mondiale. Da un lato sviluppata a livello dei think tanks, dei pensatori e quindi della Federazione Europea delle Società Scientifiche Progressiste, la FIPS, e dall'altro lato a livello dei partiti nazionali, e quindi dei grandi partiti nazionali progressisti europei, la SPD in Germania, il Partito Democratico in Italia, il Partito Laburista e i nuovi Labour si stanno sviluppando in Inghilterra, il Partito Socialista in Francia, è importante in questo senso l'incontro anche tra il nostro PD e Martino Gry, e quindi con i nuovi leader socialisti francesi, ma anche guarda molto lontano addirittura il rapporto con la Cina. La Cina sta passando da un partito comunista monolitico a un futuro partito democratico, e noi saremo orgogliosi di fornire il no perché quel partito comunista cinese diventi un partito democratico con 1.300.000.000 di iscritti, cioè perché la Cina arrivi alla democrazia senza passare per guerre mondiali o per nuovi conflitti né economici né militari, né guerre fredde né guerre calde attive. Questo è un altro contributo importante e decisivo che può dare il nostro partito alla pace del mondo, anche da quel lato. Sul lato dell'Africa si crea una nuova alleanza che si antepone e si pospone rispetto alla NATO. La NATO sta per finire, al posto della NATO sta emergendo un nuovo patto sia economico, sia militare, sia sociale, che vede riuniti i popoli del continente dell'Africa dal lato dell'Oceano Atlantico, e quindi l'Africa Ovest, l'Africa occidentale, e i popoli come il Brasile o come
le altre nazioni che si affacciano sul lato della Latina America in direzione dell'Oceano Atlantico. E questa nuova alleanza di popoli del sud del mondo, questa nuova alleanza di popoli del sud del mondo si rifletterà anche sui popoli del Mediterraneo. E infatti sul Mediterraneo e nel Mediterraneo che si sta costruendo anche la politica progressista del Partito Democratico, politica progressista che deve portare prima di tutto alla pace in Medio Oriente e quindi alla soluzione concreta e non effimera della questione palestinese, con la creazione appunto definitiva di uno Stato palestinese, di uno Stato ebraico, alleati, addirittura federati fra loro, non contrapposti o in guerra per eliminazione reciproca, ma esattamente il processo inverso. E questo è anche un contributo importante che viene dall'Italia. Si possono fare accordi di pace a Roma, accordi di pace a Erice. È importante che il Partito Democratico sia in fase di governo, sia in fase di opposizione, svolga un ruolo decisivo in questo tipo di accordi di pace. La politica poi del nostro paese nei riguardi della Russia, si è visto di recente il cheeseburger comune tra Medvedev e Obama, è un passo avanti perché indubbiamente supera le diffidenze reciproche fra Russia e America, ma non risolve nulla dal punto di vista dell'Italia. L'Italia è ancora ferma al rapporto personale tra Putin e Berlusconi, un po' troppo poco in vista del futuro. Si deve stabilire un'alleanza stabile con la Russia, un'alleanza di pace che da un lato permetta accordi economici vantaggiosi per l'Italia, lo stesso discorso vale naturalmente per la Cina e anche per il Brasile, cioè per tutte le nuove potenze mondiali emergenti. Riconosca e ci aiuti a riconoscere nel Consiglio di sicurezza dell'ONU un ruolo dell'Italia e quindi che l'Italia possa entrare a far parte in modo stabile del Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo le nuove formule che l'evoluzione dell'ONU e le modifiche sia della Carta dell'ONU sia della formulazione del Consiglio di sicurezza porteranno. Sul lato dell'Australia e dei paesi dell'Oceania esistono già importanti accordi tra l'Italia e quei popoli, vanno sviluppati e incrementati in direzione di una situazione più vantaggiosa da un punto di vista commerciale per l'Italia, ma in direzione anche di un'evoluzione che è di per sé evidente dei rapporti con l'Oceania. Anche quelli sono paesi del futuro, anche l'Australia, una potenza del futuro, sta emancipando gradualmente dall'Inghilterra e quindi sta divenendo sempre più una potenza del futuro. Al tempo stesso i rapporti con l'Inghilterra, non esiste soltanto Cameron, non esiste soltanto Blake, esistono anche i nuovi giovani del Partito Laburista inglese che stanno costruendo l'alternativa e che sono i quarantenni che poi andranno al governo per il Partito Laburista tra pochi anni, subito dopo l'esperienza di Cameron e Blake, e non è detto che sia una data lontana del tempo. Esiste poi la Germania, dove alla Merkel seguirà un governo della SPD, magari in collaborazione con i Verdi, con la Linke o con i liberali. Quindi un'evoluzione rapida anche sulla Germania in direzione del progressismo. Il volto del nuovo progressismo mondiale è dato anche dal cambiamento del vento, come usa a chiamarlo l'amico Dario Franceschini. Cambiamento del vento in direzione appunto del progressismo e della sinistra. Un cambiamento del vento che dobbiamo saper cogliere e saper sfruttare in modo razionale, in modo non effimero, in modo da stabilizzare, non creare un'egemonia di tipo gramsciano o velleitaria o anacronistica, ma semplicemente saper creare e stabilizzare l'alternanza di potere tra progressisti e forze conservatrici sia in Europa, sia in America, sia nel Sud America e anche in Asia, e saper creare soprattutto, saper indurre i conservatori a essere conservatori illuminati e conservatori riformisti, e al tempo stesso noi avere ben salde le nostre identità, le nostre idee, le nostre radici progressiste, riformiste e riformatrici. Quindi non essere mai dettaglianti di riformi, ma riformatori veri, riformisti veri. Questo è il punto di arrivo anche dell'interazione fra il ruolo dell'Italia del mondo e degli italiani del mondo. Gli italiani del mondo poi possono fare molto in questo, perché non è detto che siano sempre conservatori di destra, esistono moltissimi italiani del mondo che siano progressisti o moderati o aperti a nuove, quindi aperti anche alle idee progressiste. E anzi, più gli italiani delle nuove generazioni sono ancora più aperti al riguardo di queste idee. E poi il nuovo ruolo dell'Italia nel mondo è anche superare definitivamente il tema Padania, quelle assurdità, attuando un federalismo vero da un lato, rafforzando l'unità della patria e l'unità dell'Italia dall'altro lato, portando nelle scuole, anche nelle scuole del nord e della Lombardia, gli ideali dell'unità d'Italia, fatti spiegare magari a quei 40.000 professori che ora sono in bilico, portati a essere missionari di una nuova idea d'Italia in occasione di 150 anni. E questo è anche un messaggio importante che venga dal nostro partito, dal Partito Democratico, che è il partito di governo, è il partito per l'Italia dell'Italia.